Adesso la parola a Teresa Bellanova, Vice Ministro del Ministero dello Sviluppo Economico. Grazie dell'invito e salterò molte delle cose che pensavo di dire perché sono venuta per ascoltare, per provare ad interloquire e a un certo punto purtroppo dovrò andare via perché anche l'agenda di un viceministro a volte è un po' più complicata e quindi devo prendere un aereo per andare a Bergamo, ma sono stata, credo, dall'inizio ascoltato con grande attenzione e rifletterò ancora dopo questo breve intervento sulle cose che qui sono state dette e sul lavoro che stiamo cercando di fare. Il Sud ha un problema certo di difficoltà. Il Sud non è solo arretratezza, lo diciamo sempre, qualche volta io penso che dobbiamo provare, lo dico soprattutto ai meridionali, dobbiamo provare a mettere a valore anche i punti di eccellenza che abbiamo, perché abbiamo tutti bisogno in qualche modo di farci forza, di capire che possiamo, che si può fare, che non è un dannazione stare nel mezzogiorno. Il Sud sicuramente ha, come è stato detto in alcuni degli interventi precedenti, ha aumentato per certi versi il divario nel corso di questi anni, perché il Sud ha sommato ai ritardi storici il lungo periodo di crisi, e il Sud, come il resto del Paese, ovviamente con un'incidenza più forte nel mezzogiorno, ha anche assommato l'incapacità delle classi dirigenti. Perché vorrei, non per polemica, ma giusto per inquadrare un po' dal mio punto di vista, richiamare il fatto che è vero che noi abbiamo un mezzogiorno che ha più difficoltà rispetto al nord d'Italia, abbiamo complessivamente un paese che ha più difficoltà perché mentre c'era la lunga crisi il nostro paese era impegnato, diciamo, aveva classi dirigenti che la negavano la crisi, con il brillante risultato che i nostri competitori, in modo particolare la Francia e la Germania, investivano miliardi di euro in un periodo di crisi per mettere a punto il loro sistema produttivo e per mettersi in condizione di avere, nel momento in cui ripartiva l'economia, quei prodotti che potevano incrociare l'interesse dei mercati. Giusto così, come dire, per richiamare quello che è accaduto negli anni che abbiamo alle spalle. In quegli anni purtroppo si è pensato, e su questo, come dire, io voglio fare una riflessione che ho avviato nel mezzogiorno, in molte parti del mezzogiorno, sia con le organizzazioni sindacali che con le associazioni datoriali, una riflessione anche su quello che è accaduto, per capire come noi dobbiamo attrezzarci per uscire e per rimediare talvolta ai danni che sono stati prodotti. Quando si è pensato di competere sui costi, abbiamo impoverito il nostro sistema produttivo. L'ho detto prima, il mezzogiorno non è arretratezza, non è solo arretratezza. Ci sono punti di eccellenza, alcuni campioni nazionali e non solo li abbiamo sentiti prima, altri ne sentiremo e tanti altri ce ne sono. Ma quell'impostazione ha impoverito il tessuto produttivo, quando si è pensato di non investire sui lavoratori e sulle lavoratrici, quando si è pensato che bastava ridurre i costi per avere maggiore competitività. In questa parte del Paese, pagando i prezzi di scelte che sono state fatte in altre parti del Paese, penso per esempio a tutta la filiera del contoterzismo, perché insomma questa categoria so un po' di che cosa si occupa, che cosa ha pagato? Ha pagato la scelta che è stata scambiata l'internazionalizzazione con la delocalizzazione. Queste sono scelte che si assommano alle difficoltà e alle arretratezze che il Sud
che il Sud già aveva e che hanno portato, come diceva il rappresentante dello Svimez, a una voragine aperta dalla crisi. Noi quella voragine la dobbiamo chiudere, dobbiamo superarla quella voragine. E io credo che l'idea che voi mettete in piedi, proprio come dire il termine cantiere, ha un po' in nuce questa possibilità. Il cantiere, perché noi abbiamo bisogno non di un mezzogiorno che si lamenta, non di un mezzogiorno che viene con l'intervento scritto, non di un mezzogiorno che non si confronta e che ancora meno ascolta, che ha le ricette semplici e che deve consegnare a qualcun altro la responsabilità di quello che non è stato fatto, che è stato fatto male. Il mezzogiorno deve imparare ad uscire dal solipsismo e deve confrontarsi nel merito delle questioni. Deve confrontarsi con le organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori, deve confrontarsi con le associazioni datoriali e deve avere, chi ha la responsabilità di dirigere e di governare, deve avere il coraggio di assumere delle scelte, deve avere il coraggio di dire che nel mezzogiorno tante risorse sono state sprecate. Lo dico io che, come capite, non vengo dalla Valle d'Aosta. Nel mezzogiorno non credo, lo vado dicendo da molto tempo e non solo adesso che svolgo una funzione di governo. Nel mezzogiorno non c'è solo un problema di quantità di risorse, c'è un problema di qualità delle risorse, di qualità della spesa e di qualità della progettazione. E più si sono immiserite le classi dirigenti e più si è immiserita la progettazione e più noi abbiamo sprecato. Io non mi entusiasmo per il 2015. Non mi entusiasmo perché quell'operazione dice che noi abbiamo rapinato il mezzogiorno delle infrastrutture, perché le risorse comunitarie che dovevano essere destinate ad attrezzare il mezzogiorno e a metterlo in condizione di competere con il resto del paese e con il resto del mondo, quelle risorse non sono state spese e quelle risorse le si è incanalate nell'ultimo anno, quando si dice da queste parti mena mena che dobbiamo spendere perché altrimenti le risorse le dobbiamo restituire. Ma i progetti sponda sono l'alternativa, non erano l'idea progettuale armoniosa di sviluppo del mezzogiorno. E allora noi con questi limiti dobbiamo fare i conti. E richiamo questo per dire che può darsi che abbia anche un qualche fondamento. Io non credo che siano calati dall'alto i patti per il Sud. Il master plan ha un'idea. I patti per il Sud sono una selezione attenta che è stata condivisa con i territori e con le regioni. Questa regione ha firmato con un po' più di ritardo rispetto ad alcune altre, perché c'era una lista che non era, diciamo, immediatamente in sintonia con un'impostazione che vedeva il governo regionale e il governo nazionale. Ma alla fine c'è stata una condivisione rispetto a quello, e su quello nessuno ha vietato a nessuno, nei livelli decentrati di governo, di confrontarsi con tutti quelli con cui si riteneva di doversi confrontare. Io credo che il master plan e i patti per il Sud sono uno strumento importante, perché sono mirati ad un'intesa tra governo nazionale e regioni, perché contengono impegni stringenti, perché ci sono cronoprogrammi, perché, lo dico qui, in una regione dove ci sono dei lavoratori che non hanno il sostegno di CGIL, CISL e UIL, perché sono organizzati soprattutto in modo spintaneo dall'azienda. Stanno bloccando o stanno facendo un presidio su una strada importante del Salento, perché un'opera infrastrutturale che doveva essere messa in sicurezza e ammodernata, dopo 25 anni dalla progettazione, non è stata realizzata. Io credo che questo non è lo sviluppo al quale noi possiamo tendere. Quelle non sono pratiche che vanno in direzione dello sviluppo. E chi governa, lo dico qui perché me ne sono assunta la responsabilità, non può neanche assecondare quelle richieste che dicono: siccome non si è fatto per 25 anni,
adesso si deve fare a prescindere, anche se nel frattempo viene certificato che magari una certa signora dell'ANAS è stata arrestata e nelle intercettazioni che sono state fatte si diceva che lì c'era un cancro all'interno di quell'opera e che quella sarebbe stata la bomba che scoppiava successivamente. Le classi dirigenti devono avere il coraggio a volte di dire anche di no, perché con i troppi sì il Sud spesso è stato messo in ginocchio. I fondi per il Sud può darsi che ne servono di più rispetto a quelli che al momento sono a disposizione, ma non c'è dubbio che nel nostro passato ci sono i fondi aggiuntivi che sono stati utilizzati in modo sostitutivo dell'intervento ordinario. E questo non riduce il deficit. I fondi straordinari devono essere destinati a imprese, a opere straordinarie. E quindi capite che il lavoro che stiamo facendo è quello che attiene alle mie deleghe, al contributo che posso dare all'azione più complessiva di governo, dice che è finito il tempo in cui si debbono fare interventi spot. Basta. Basta. Questa è la mia idea. Il Mezzogiorno non ha bisogno di una spesa che ha una logica consolatoria e risarcitoria. Il Mezzogiorno ha bisogno di recuperare una qualità propositiva, una velocità di spesa e di saper individuare le opere che servono più immediatamente e su questo adattare anche la capacità di spesa. Il Mezzogiorno, secondo me, ha bisogno di una forte presenza di manifatturiero. Sono stati richiamati prima dei dati, ora come dire, io non mi voglio dilungare, so una cosa per certo, che questa parte del territorio in modo superiore rispetto al resto ha bisogno di una maggiore capacità di iniziativa, di una maggiore presenza produttiva. Questa parte di territorio ha bisogno, rispetto ad altre parti del paese, di maggiore creazione di opportunità di lavoro. E allora, siccome io non penso che le opportunità di lavoro nel Mezzogiorno possono solo arrivare, seppur non guardo con la puzza sotto il naso, perché ho grande attenzione e credo che i distretti produttivi per il turismo sono un'operazione molto importante, però il Mezzogiorno non può essere solo sole e divertificio. Io penso che nel Mezzogiorno bisogna rafforzare la presenza del manifatturiero. Le grandi imprese che ci sono, ma le grandi imprese devono aiutare quelle che ci sono e quelle che dobbiamo riuscire ad attrarre, devono aiutare quel tessuto di piccole e medie imprese che dobbiamo far uscire. Voi state, credo molti di voi, operano nelle realtà del Mezzogiorno e quotidianamente si confrontano con questa difficoltà di piccole imprese che spesso non riescono a fare rete, che spesso non hanno politiche pubbliche che le mettono in condizione di fare rete e che non vengono stimolati a fare rete. E io credo che un confronto serio anche tra governo nazionale e regioni debba farsi proprio su questo, non su una competizione, su una rivendicazione di poteri. Abbiamo bisogno di capire se abbiamo un'idea compiuta, se apriamo questo cantiere e dentro questo cantiere maturiamo un'idea compiuta di sviluppo del Mezzogiorno e come aiutiamo i soggetti a realizzare quello che insieme condividiamo. Io credo e sono d'accordo con chi ha richiamato prima, ma anche perché ci sono i fatti che ce lo dimostrano, che il sistema moda, quello che da 20 anni, guardo il professor Tartaglione, saranno 25 anni che si dice che il sistema moda è un sistema maturo, che il Made in Italy è un sistema superato. Eppure se io vado in giro, ho incontrato sabato scorso 22 imprese nel Salento e mi hanno detto che c'è un ritorno in Italia delle produzioni che erano state portate all'estero, perché le grandi firme hanno capito che hanno perso quote di mercato quando hanno pensato di imbrogliare il mercato, perché si voleva vendere come Made in Italy quello che al massimo veniva fatto come ultima trasformazione in Italia, cioè le etichette.
Per quelli che se ne vogliono accorgere, sanno che ci sono camion che vengono quotidianamente e che da anni vengono quotidianamente bloccati dalla finanza e trovano scarpe che sono state fatte in Albania e vengono etichettate in Italia, oppure vengono capi di abbigliamento e così via dicendo. Questi imprenditori mi hanno detto: c'è un ritorno in Italia, c'è la possibilità di far ripartire le nostre imprese e il distretto, per esempio, del Salento sta ripartendo, ma mi hanno detto anche che nel mentre c'è stata tutta questa crisi e c'è stato un depauperamento delle risorse, delle persone che sono uscite dal sistema produttivo, non si è pensato di mettere in piedi una formazione adeguata per far trovare queste persone in condizione di rientrare nel processo produttivo. Io lo voglio dire, diciamo, perché sicuramente con il Presidente della Regione ritorneremo a confrontarci su questo. Io non penso che un operaio calzaturiero aumenterà la sua occupabilità in Puglia come in Sicilia, come in altre regioni. Se nel momento in cui esce fuori dal processo produttivo lo strumento che gli viene offerto sono 25 ore di inglese, un operaio calzaturiero può anche fare a meno di quelle 25 ore di inglese. Anzi, io credo che sono proprio sperperi. Bisognerebbe metterli in condizione di misurarsi davvero con le innovazioni che portiamo nel sistema produttivo. Bisognerebbe metterli in condizione di poter incrociare, per esempio, quelle che saranno le ricadute, io spero molto positive, di Industria 4.0, della digitalizzazione, di tutto quel processo che si sta mettendo in piedi. Io credo che manifatturiero nel Mezzogiorno significa, andando anche un po' al di fuori dei settori che vengono affrontati da questa, seguiti da questa categoria, significa rigenerazione urbana, significa efficientamento energetico, significa riambientalizzazione e riuso, basta con gli slogan. Sta dentro l'accordo che è stato fatto tra la città di Bari e il governo nazionale. Il patto per la città di Bari dice riambientalizzazione e riuso della Enichem. Ha distribuito disastri. Incominciamo ad affrontarlo. Io credo che se noi alle persone portiamo questa informazione e la realizziamo senza stare solo a discutere intorno, io credo che facciamo un'operazione positiva. Dicevo prima, ce lo dice la pratica. Natuzzi, seguita con le organizzazioni sindacali, 1760 esuberi dichiarati. Produzioni delocalizzate all'estero. Potevamo tutti, a partire dal governo e le organizzazioni sindacali, fermarci al titolo. Le produzioni sono state delocalizzate, contrattiamo un po' di ammortizzatori sociali. Abbiamo cercato di fare una innovazione e di dire che da una crisi si possono inserire politiche industriali che possono portare un'azienda magari a rilocalizzare in Italia quelle produzioni e a cercare di competere. Abbiamo risolto il problema? Assolutamente no. Dai 1700 e passa che dicevo prima siamo a 334 con una innovazione che è quella che rispetto ai 334 nel momento in cui l'azienda ha detto 100 rientrano e gli altri sono esuberi abbiamo detto siccome prendete 38 milioni di euro di finanziamenti per un contratto di sviluppo quei 38 milioni di euro ci sono se non ci sono licenziamenti forzosi perché altrimenti lo Stato non può coniugare licenziamenti e risorse pubbliche. C'era bisogno di arrivare a questo punto? Non si poteva fare negli anni passati una scelta di questo tipo? Ecco, allora, io credo che tutti, almeno quelli che hanno responsabilità di governo, hanno il dovere di interrogarsi un po' sui limiti e sui difetti che ci sono stati e su come dobbiamo superare. Con il lavoro che stiamo facendo e che richiamavo prima e che dico proprio rapidamente, noi stiamo cercando di dare anche nella legge di stabilità quella strumentazione che può servire a sostenere un nuovo manifatturiero, la innovazione, la ricerca, quello che non c'è stato o che c'è stato poco. Quindi il superammortamento, la proroga della legge Sabatini, la questione del fondo di garanzia perché ancora si pone il problema dell'accesso a credito, nonostante il credito è a tasso zero, c'è un problema di accesso da parte delle imprese al credito e questi sono i nodi ai quali io credo che noi dobbiamo dare risposte.
puntiamo al rifinanziamento, lo voglio dire qui in Puglia, perché tra le tante cose che non vanno, abbiamo per esempio anche una certa presenza di industria aerospaziale, e rifinanziare la legge 808 sull'aerospazio non è una cosa, diciamo, del tutto indifferente anche per questo territorio. Certo, dobbiamo intervenire sulle questioni che sono state abbondantemente richiamate, e io mi soffermo solo su altri due punti. L'Hub del Sud, per quanto riguarda l'energia, io sono fortemente d'accordo con alcune questioni che dobbiamo affrontare, perché anche qui non possiamo, come dire, cantare la messa che tutto è andato bene. Decarbonizzazione, ok, l'ho detto al Presidente della Regione Puglia. Che ci volete fare? Per il momento c'è questa signora che ascolta e che ha una capacità di ascolto, che ha le deleghe sull'energia. Io invito il Presidente della Regione con i rappresentanti di cui vuole farsi assistere a venire nel mio ufficio e ci confrontiamo su questo progetto di decarbonizzazione. Perché ho girato per tutti i ministeri, ho letto sulla stampa, ho girato per Palazzo Chigi, siccome mi pare che siamo solo ad una lettera di intenti, non c'è bisogno, come dire, di andare a Parigi, basta che ci vediamo a Roma. E su questo, con il progetto, incominciamo a confrontarci, perché la decarbonizzazione è una scelta che il governo sostiene fino in fondo. Sono andata a sostenerla nel G20 in Cina, dove, diciamo, non è stato proprio semplice dire al mio omologo cinese che noi siamo per la decarbonizzazione e siamo anche per produrre acciaio con il rispetto dell'ambiente, e che non possiamo tollerare il dumping che loro fanno, e non possiamo neanche tollerare il fatto che ci sono tanti nemici dell'acciaio italiano, perché l'acciaieria di Taranto c'ha sicuramente tanti problemi per quanto riguarda l'ambientalizzazione di tanti che si sono distratti quando dovevano intervenire e non permettere l'inquinamento che è stato permesso, ma c'ha anche tanti nemici sulla permanenza di quel sito produttivo. E siccome io sono una tifosa dell'acciaio che può essere prodotto con il rispetto dell'ambiente, spenderò ogni minuto della mia esperienza di governo per fare in modo che Taranto possa convivere con l'acciaio di qualità, con il rispetto dell'ambiente e con migliaia di persone che da quell'azienda traggono reddito e traggono dignità. Discutiamo, parliamone. Parliamo anche di come si fa la decarbonizzazione. Per fare la decarbonizzazione, tutti mi spiegano, io non sono un esperto della materia, però quando ho avuto queste deleghe mi sono messa a studiare come fanno quelli che vengono dalla nostra tradizione. Mi sono messa a studiare e mi è chiaro che la decarbonizzazione noi la facciamo se facciamo ricorso per una fase transitoria, medio-lunga, ha una fonte energetica che si chiama gas. E allora dobbiamo far arrivare questo gas. Allora, anche qui, per non prendervi molto tempo, la mia logica sarà elementare, ma è la seguente. C'è un tempo per la programmazione, c'è un tempo per la decisione, c'è un tempo per la realizzazione. Quando l'opera TAP è stata programmata, è stata, come dire, discussa in tutte le sedi nazionali e internazionali. Quando c'è stata la decisione, quindi la formazione del consenso rispetto ad un'opera strategica, sono state attivate tutte le sedi. Io stessa avevo detto, se si pensa che può essere spostato da un'altra parte, bisogna farlo prima di chiudere il procedimento, perché nel momento in cui è chiuso il procedimento, mi pare, come dire, che fischiamo alla luna. Non è stato fatto. Da chi aveva responsabilità per farlo? Adesso è il tempo della realizzazione. Noi non possiamo essere un paese pulcinella che ha interlocutori locali, interlocutori nazionali, interlocutori internazionali. Noi diciamo, sapete che cosa c'è? Siccome abbiamo cambiato opinione, adesso stravolgiamo un procedimento che ha seguito tutte le fasi che doveva seguire.
Per questo io dico, non perché voglio fare una sfida, TAP, se non è inquinante a Brindisi, non è inquinante a San Foca. Siccome a San Foca non ci sono pericolosi camorristi, sia chiaro, non c'è delinquenza, come dire, pervasiva a Brindisi, come non c'è nella parte del Salento dove arriva TAP. Purtroppo con la criminalità organizzata bisogna fare i conti tutti i giorni e io credo che proprio dove ci sono quei problemi e quegli insediamenti bisogna sfidarli a viso aperto, non spostando le opere, debellando la criminalità. Questo è il punto, almeno dal mio osservatorio. L'Ilva, io su questo, permettetemi di dirlo con molta franchezza, non riconosco ad alcuno autorità morale sulla salute delle persone, dei bambini e delle bambine. L'Ilva sta lì da tanto tempo, tanti nelle funzioni che dovevano svolgere si sono distratti, noi lì dobbiamo misurarci con l'innovazione e con la difesa del posto di lavoro e della salute delle persone che stanno dentro e delle persone che stanno a fianco, delle persone che stanno nel territorio. Su questo stiamo cercando di lavorare. Le energie alternative. Energie alternative, sicuramente ci sono tante positività che sono state richiamate, ci sono anche delle negatività. Stiamo lavorando e faremo uscire a breve le linee guida che dal 2017 orienteranno gli incentivi nuovi per i meccanismi di produzione di elettricità, ma nessuno si faccia intenerire se di tanto in tanto uscirà una notizia, magari sui giornali, che dice che sono stati negati i certificati bianchi ad alcune aziende. Perché nella mia impostazione, chiarezza per chiarezza, non può essere che l'energia alternativa per alcuni ha un ritorno del 300% di incentivo rispetto all'investimento fatto. Questo non può essere. Non è un problema del GSE, è un problema di buon senso, di sana amministrazione e di uso corretto delle risorse pubbliche. Questa è l'impostazione che io ho dato ai miei uffici e che ho dato alle persone che si devono occupare di questo. Perché, ripeto, è buon senso e c'è anche il fatto che da un lato noi rischiamo di incorrere in una procedura comunitaria che ci porta ad avere problemi enormi e dall'altro lo sappiamo che quegli incentivi più sono non finalizzati e sprecati e più incidono sulla bolletta dei cittadini e delle altre imprese. Credo di aver parlato molto di più di quello che avrei dovuto. Ci sono le questioni che sono state richiamate sulla chimica in modo particolare. Il 19, Emilio, insomma, mi pare che oramai siamo di casa, perché tra le varie vertenze c'è sicuramente quella importante della chimica, le cose importanti che ha detto De Scalzi e che noi dobbiamo, come dire, seguire con rigore e con attenzione e stimolare a mantenere l'impegno del 30% degli investimenti nel Mezzogiorno, c'è il fatto che a Gela a volte c'è bisogno che un viceministro magari alza il telefono e chiama un ufficio periferico perché si sono dimenticati di dare un'autorizzazione e questo comporta molto ritardo. I rappresentanti che stanno qui delle aziende sanno, ma noi siamo da carne e da latte, non ci facciamo preoccupazioni. Questo lo facciamo, ma lì riparte, perché a quelle persone tutti abbiamo il dovere di dare una risposta rispetto agli impegni che sono stati assunti. L'ultima questione, diciamo, che mi avrebbe fatto piacere affrontare, ma lo faremo in un'altra occasione, è come, al di là delle impostazioni generali e delle macro scelte che si fanno, anche i tanti tavoli di crisi, noi possiamo riuscire ad orientarli mettendo un di più di politiche industriali e un po' di meno di politiche passive. Lo dico con la chiarezza di cui sono capace. Spesso in queste realtà gli ammortizzatori sociali rischiano di essere utilizzati come uno strumento che rende compatibile la sopravvivenza con il lavoro nero. Noi abbiamo bisogno di sfidare un po' di più anche il sistema produttivo
e di superare quelle pigrizie che si sono concentrate in questi anni e che hanno portato, come dire, a trovare una soluzione magari più immediata. La vita a volte è un po' più complicata, ma se ci misuriamo con l'idea che nel Mezzogiorno si può fare industria, si può fare industria di qualità e si possono creare opportunità di lavoro per quelle persone che aspettano che la politica, che le istituzioni, che la rappresentanza sia in grado di dare, di soddisfare il loro bisogno, io credo che il cantiere possiamo darlo aperto, superando magari anche alcune modalità, alcune asprezze e poi, come si dice, la saggezza, chi ce l'ha in queste situazioni cerca di metterla a disposizione. Ringraziamo il Vice Ministro.